Sì, sì, ma noi lo sappiamo, tutti sono meglio di noi, no? Perché sulla carta le rose delle altre squadre sono costruite per obiettivi diversi, e anche chi lotta per la salvezza comunque ha giocatori molto più esperti e stranieri in squadra. Noi siamo tutti giovani, ma questo lo ripetiamo ogni sabato, ormai i ragazzi lo sanno, non ci interessa il risultato, ci interessa il gioco. Venivamo da una partita a Sassari dove la difesa non era andata benissimo, oggi abbiamo preso tanti gol, è vero, ma la difesa è andata meglio, le collaborazioni sono state meglio, i nostri principi in difesa sono andati alla grande, sono migliorati rispetto a Sassari, abbiamo subito tanti gol in gioco veloce, e questo sono frutto delle palle perse in attacco, quindi questa settimana dovremo lavorare un po' più sull'attacco. Ci manca qualche giocatore decisivo sia nel reparto difensivo che nel reparto offensivo, ma questo è buono per gli altri perché oggi abbiamo fatto tante rotazioni, hanno avuto tutti ampio minutaggio, quindi diciamo che siamo abbastanza contenti di questa partita come è andata oggi. Le ultime due sconfitte forse sono un po' pesanti nel risultato, però è pur vero che è un periodo in cui dovete fare a meno anche di giocatori importanti, soprattutto per infortunio, no? Sì, l'abbiamo detto prima, però io l'avevo detto subito ai ragazzi che la 1 è così, poi magari, ripeto, all'inizio qualche squadra ti poteva anche sottovalutare, ora invece qui vengono a giocare, c'è chi ha bisogno di allenarsi contro di noi, provano tante cose nuove, chi gioca meno delle altre squadre vuole dimostrare al proprio allenatore che può avere qualche minutaggio in più, ma per noi questo è buono, io chiedo sempre ai ragazzi di giocare fino all'ultimo minuto, oggi è stato così, anche che perdiamo di 11, ma i ragazzi non hanno mollato mai fino alla fine, abbiamo continuato a fare le nostre teorie di gioco, i nostri principi in attacco e in difesa fino all'ultimo minuto, e questo credo che è quello che dobbiamo fare, poi dobbiamo migliorare tantissimo per raggiungere i livelli di queste squadre che sono molto più esperte di noi, ma penso che siamo sulla strada giusta e credo che ogni giocatore del campus inserito in una rosa di Serie A potrà fare la sua bella figura l'anno prossimo. Beh, penso che per adesso abbiamo fatto i nostri compiti, oggi questi due punti sono importanti come tutte le altre, abbiamo affrontato la partita in una maniera seria perché il campus si è visto anche oggi, si è presentata concentrata, col gioco veloce, hanno un'idea di gioco, quindi è sempre importante prepararsi, anche se sono ragazzini, ma stanno facendo molto bene. Ha avuto l'occasione un po' per mettere in campo un po' tutta la rosa a disposizione, ampie rotazioni anche negli stranieri nel primo e nel secondo tempo. Sono queste le gare importanti anche per capire la potenzialità e a che punto è la preparazione dei vari giocatori, no? Esatto, oggi a noi ci mancavano tutti e due mancini terzini, e dovevamo provare altre cose, soluzioni col destro di mano, quindi ogni partita si può imparare, si può provare delle cose e quello oggi l'abbiamo fatto. In conclusione, come giudica questo progetto della federazione, questo Campus Italia, questo gruppo che viene costruito in maniera stanziale qui a Chieti, e come vede questo campionato di Serie A Gold, insomma, secondo lei le favorite e che ruolo potrebbe avere il Merano? Allora, io penso che anche oggi si vedeva che per questi ragazzi io credo è un'ottima occasione per fare esperienza a questi livelli, io penso che è un'ottima cosa perché da quel punto di vista sicuramente loro sabato per sabato hanno partite a un certo livello e come per loro per la crescita è molto importante. E quello che riguarda il campionato, cioè noi sicuramente se siamo al completo possiamo competere con tutti, quello l'abbiamo dimostrato anche sabato scorso pareggiando in casa col Conversano, e quindi sono fiducioso, quando abbiamo la rosa completa sono convinto che possiamo dire la nostra. Sì, è stata una partita, già sapevamo in settimana che avremmo affrontato una delle squadre candidate allo scudetto, magari esagerando, però comunque sicuramente la vedo nei playoff tra le prime quattro perché è davvero un grande mix di giocatori esperti ma allo stesso tempo tantissimi giovani che militano nelle nazionali giovanili under 20, under 18, quindi davvero una squadra spettacolare. Noi abbiamo svolto una bella partita secondo me, ad alto ritmo, corsa, attacco e difesa, è davvero bella oggi.
Con te d'obbligo anche una domanda sulla nazionale senior, perché insomma hai fatto il tuo esordio con la nazionale senior, tra l'altro in una partita non da poco, insomma, contro la Francia, che insomma è una squadra plurititolata a livello mondiale. Che sensazione hai provato? Ricordando tra l'altro che hai fatto anche due gol alla Francia. Sì, è stata già un'emozione fantastica, già giocare in Polonia, esordire lì, giocare comunque i miei 15-20 minuti. Lì non è arrivato il gol, però ero felicissimo lo stesso di aver giocato contro certa gente importantissima a livello europeo. Trovarsi Karabatic e tanti altri lì davanti. Domenica abbiamo giocato con la Francia al Palazzo Giovanni Paolo II di Pescara, e giocare contro gente come i fratelli Karabatic, di Kamem, Remy Lee, è un'emozione spettacolare, unica, e sono arrivati anche due gol e quindi ero al settimo cielo. Sì, è stata una partita emozionante, perché tornare a casa è sempre bello. E sapevamo che sarebbe stato un test difficile contro il campus, perché anche se sono giovani è una squadra che corre, è una squadra che ha dato filo da torcere un sacco di altre squadre di A1, però noi abbiamo mostrato il nostro gioco e abbiamo portato due punti a casa. Classifica corta, tante squadre che stanno lì, Conversano, Merano, Fasano, tutte Sassari, tutte lì stanno, insomma, no? È un campionato intenso e avvincente quello di quest'anno. Sì, sicuramente. Magari rispetto all'anno scorso ci sono più teste di serie, tra virgolette. Sarà un campionato più omogeneo, e anche per questo che noi puntiamo in alto, sicuramente.